Sicilia è la decisione di dichiarare illegittima la gara sul CARA di Mineo, ce la dice lunga. In Sicilia sicuramente c'è da lavorare su questo. Una delle interrogazioni che ho presentato è verso una persona che si chiama Tino Lipara, che addirittura mi aveva anche chiamato per dirmi che voleva chiarire, ma poi non si è fatto ancora sentire, che sembrerebbe che sia anche revisore, oltre che segretario del PD, segretario comunale del comune di Motta, dipendente del comune di Catania, ma anche revisore dei conti del consorzio Sol Calatino, che è quel consorzio che aveva partecipato alla gara del CARA di Mineo, che era stata dichiarata illegittima. Medesime indagini stiamo cercando di fare sugli SPRAR, uno degli SPRAR sul quale sto indagando, dico qua tanto ormai è pubblico, è uno dello SPRAR di Bronte, sempre quello assegnato con gara particolare, diciamo affidamento diretto proprio non è, però hanno fatto un bando di gara, però simile a quello della CARA di Mineo. Nel senso che i criteri sono alquanto discutibili e infatti alla gara ha partecipato solo ed unicamente il consorzio Sol Calatino. E ha vinto chiaramente. Ora capite che la gestione, se noi consideriamo che uno SPRAR può gestire da 15, 20, 40, 40 rifugiati, se pensiamo a 16.000 che stanno in Sicilia, iniziamo a capire bene come sono stati assegnati e chi gestisce questi immigrati. Forse riusciamo a capire qual è il business che ci sta dietro, quindi questa è un'attenzione, l'attenzione che noi stiamo mettendo tutti in svariati modi, ognuno e a volte anche insieme, proprio per smontare questo sistema, che è chiaramente un sistema su cui si lucra. Ormai l'avevo detto che ha fatto quella visita anche a Giarre, nel comune di Giarre, nel comune di Mascali, dove anche lì c'è una gestione particolare delle case di accoglienza. Ecco, quella è una cosa che dobbiamo fare noi, però che sollecito a ciascuno di voi, nel senso che se voi sapete o conoscete o avete tempo e andate su internet e vedete se ci sono assegnazioni o comuni che hanno avuto, che gestiscono case di accoglienza che vengono gestite insomma all'interno di alcuni comuni, fateci sapere, perché ci date una mano. Ecco, questo è, sempre riprendendo il discorso che faceva Ornella, nelle corde del movimento, cioè non siamo noi da soli che andiamo e cambiamo tutto, ma se ogni cittadino per il suo piccolo, anche da casa, anche facendo delle ricerche o anche partecipando al consiglio comunale, anche perché non dobbiamo dimenticare che se nella nostra città si fa quello che si fa e si è fatto quello che si è fatto e continua a farsi, perché non ci sono purtroppo dei cittadini che sono talmente impegnati nelle loro difficoltà di vita, perché questa è stata la voglia, quello che hanno voluto fare di noi, talmente impegnati a inseguire le proprie difficoltà di vita che poi chiaramente non demandano e non vanno e non partecipano più alla vita cittadina, ai consigli comunali, che invece sono importanti, perché è là che si decide, la nostra vita. Quindi un'altra cosa che adesso stiamo cercando di vedere è l'assegnazione, lo vediamo anche con Michele più tardi, ma l'ho visto anche con Giuseppe, sto cercando di capire l'assegnazione di 1 milione di euro in bilancio del Comune di Catania, non si capisce bene se si poteva fare o non si poteva fare a amici, cos'è, una società amica, non si capisce, adesso vedremo. Oltre a questo e all'interrogazione a livello nazionale, chiaramente io mi sono occupata di lavoro, ho presentato un disegno di legge e adesso oggi ritorno di nuovo in auge, che stiamo cercando di fare calendarizzare in commissione lavoro, che è per ripristinare l'equo indennizzo, commissione affari costituzionali del Senato, l'equo indennizzo ai vigili urbani, perché voi sapete la polizia locale non ha diritto all'equo indennizzo, quindi se che cosa che invece hanno tutti i corpi di polizia, cioè la polizia di Stato, i carabinieri, tutti ce l'hanno, finanza, tutti. Ma il vigile in effetti, ce lo dicono anche degli atti che sono venuti a Catania, delle cose che sono venute anche a Catania, rischia anche la vita. Sono anche te. Dove sono i vigili? No, 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 no,
No, rischia anche la vita, ma è successo anche con una signora, una donna è morta a Palermo, e quando c'è dei figli e non hai diritto alla indennizzo, magari poi se tu non hai diritto la vita la rischi un po' meno, perché dice io perché devo andare in mezzo, adesso io ve la faccio il ragionamento così, però perché dovrei andare in mezzo, anche perché il vigile ci dobbiamo ricordare che è la prima persona contro cui se la prende il cittadino, anche io stessa, cioè la prima cosa che faccio, c'è il vigile in mezzo alla strada, c'è il traffico che si è fermato, ecco. Oppure se si parcheggia però può capitare anche che tu parcheggi in doppia fila e la persona, non sempre ci sono persone per bene che rispondono al vigile, ci può essere anche il delinquente e se la può prendere con lui, quindi è giusto che se fai il servizio pubblico che tu lo faccia il servizio pubblico, questa è un'altra cosa. Che tu faccia il servizio pubblico, ma che comunque che tu sia tutelato, così come sono tutelate tutte le altre forze di polizia. Questa c'era una volta per legge, l'hanno tolta. Un'altra cosa sulla quale stiamo lavorando sempre per la polizia locale, e questo lo stiamo facendo alla Camera, è proprio per fare sì che il corpo di polizia locale non stia alle dipendenze dell'amministrazione comunale, perché è molto legato poi al politico, assoggettato al politico, ai politici di turno, invece quello è una formazione di stagione. Non mi fate parlare di tutte le cose. Cos'altro a livello di disegni di legge, penso che molti di voi lo sanno, però io lo ridico. Sto seguendo in prima persona in quanto redattrice proprio del disegno di legge sul reddito di cittadinanza, il disegno di legge in commissione lavoro al Senato, che è stato incardinato e è finita la fase di audizioni, cioè il momento in cui si sentono le parti sociali, tutti coloro i quali possono essere coinvolti, in cui ci dicono cosa devono fare. Il disegno di legge ha avuto un applauso anche dall'Istat, che è l'Istituto Nazionale di Statistica, che ha detto che il disegno di legge è ben fatto, che copre tutte le fasce di povertà e che è legato poi all'inserimento lavorativo e che è una misura che può andare bene. In questo momento siamo nella fase di inizio della discussione, si è formato un comitato ristretto, che vuol dire, vi spiego cos'è, anziché normalmente in commissione siamo circa in 20, qualcosa di più, inizierà 24, anziché discutere il disegno di legge in 24, perché diventa un po' complesso, si discute uno per gruppo, quindi si fa un gruppo in cui si inseriscono uno per gruppo parlamentare, quindi circa 5 persone, e là si scrive e ci si mette d'accordo su un disegno di legge base, che poi viene emendato da parte degli altri è portato in aula. Il nostro disegno di legge, se volete ve lo spiego per chi non lo conosce, se no io non mi fermo. Lo conosce? Allora, noi abbiamo individuato tre punti che sono i punti cardine del disegno di legge. Uno, l'indicatore di povertà che è stato definito in 780 euro mensili. Vuol dire che chi è al di sotto di quella soglia e vive da solo è un individuo a rischio di povertà e quindi ha diritto a un'integrazione al reddito, oppure se ha reddito zero proprio al reddito. Chiaramente questo indicatore 780 euro cambia a seconda dei componenti del nucleo familiare, quindi se si è in due, a seconda che ci siano figli minori o maggiorenni, il reddito, pensiamo alla famiglia monoreddito, il reddito è da 1000 a 1170 euro mensili. Se si ha una soglia di reddito inferiore, si ha diritto all'integrazione, ad esempio se guadagni 800 euro al mese, hai diritto all'integrazione di 370 euro nel caso in cui è in limbo. E così via. Quindi questo è stato l'indicatore, noi l'abbiamo individuato attraverso gli studi fatti da noi, ma anche dagli istituti nazionali di statistica italiano, quindi nazionale, e dall'Istituto Europeo di Statistica, dell'Eurostat. Poi abbiamo detto che il reddito deve essere individuale, nel senso che anche se viene migliorato all'interno del nucleo familiare, dello stesso nucleo familiare, quindi pensiamo al caso dei 1200 euro circa per i due componenti del nucleo familiare, il reddito però va erogato, cioè dato, singolarmente.
riferimento a ciascun componente, alla donna o all'uomo, o nel caso in cui ci sia ad esempio un figlio maggiorenne di 18 anni che vive con un papà, faccio un esempio così, andranno la parte del papà al papà e la parte del figlio maggiorenne al figlio maggiorenne. Questo proprio per incentivare, aiutare le persone, sia è giusto che siano nel nucleo familiare, ma per incentivarle a muoversi ed essere proattivi individualmente, cioè non appoggiarsi sulle spalle di nessuno. Un po' devo dire anche che l'ho fatto, io vedo qua tante donne, anche perché in taluni ambienti, soprattutto negli ambienti dove esiste una forte emarginazione sociale, le donne sono quelle che poi subiscono più violenze e spesso non hanno neanche gli aiuti giusti e neanche gli aiuti economici giusti. Se noi pensiamo che le donne sono nella statistica, il numero di persone più alto di disoccupate e quindi con basso reddito, abbiamo pensato che dare un reddito individuale alla donna, soprattutto per certi ambienti, può consentirle di essere indipendente, ma anche di avere anche un ruolo differente, di essere pensata diversamente all'interno della società. E un'altra dei punti cardine del reddito è la congruità dell'offerta di lavoro, nel senso che il reddito che noi abbiamo programmato è un reddito che viene collegato all'inserimento lavorativo, quindi non è assistenzialista, non ti arriva sulle spalle più che stai a casa senza far nulla e ti rigiri i pollici, ma devi attivarti, cioè devi fare ricerca attiva del lavoro, e abbiamo per quello pensato un portale unico che può essere a cui si può collegare il disoccupato da casa da un telefonino qualsiasi e inserire i propri dati e trovare tutte le offerte di lavoro e dire partecipo a questa piuttosto che a quest'altra piuttosto che a quest'altra. Deve iniziare quindi un percorso di orientamento, fare un bilancio di competenze, fare formazione di qualità, però, perché abbiamo inserito l'osservatorio in modo tale che la formazione che viene fatta è una formazione coerente con le richieste del tessuto produttivo, e fare 8 ore al massimo, 8 ore di aiuto per la comunità, 8 ore settimanali. Perché 8 ore e non 30? Perché il reddito non deve sostituire il lavoro. Non facciamo gli stessi errori dei tirocini, ok? Quindi sono 8 ore di aiuto per la comunità che ognuno di noi può fare, deve fare così, ci aiutiamo l'un l'altro, però il lavoro è un'altra cosa. E l'offerta di lavoro deve essere congrua, cioè coerente con quelle che sono le competenze della persona. Cioè tu sei un medico, allora ti possono chiedere di fare il medico dei lavori affini, a meno che non sia tu stesso a dire: io non voglio fare più questo lavoro, mi presto a fare altro. E allora là se ti va altro, formazione o quant'altro. E quindi questo è più o meno nel senso generale del reddito. Ma nel reddito cosa c'è? Anche la casa? La casa non si mangia. Nel reddito allora è una misura basata, però tu considera che per una famiglia, formata da 4 persone, ti rispondo. Per una famiglia formata da 4 persone, 2 adulti e 2 bambini, il reddito è pari a 1.500 euro. Consideriamo che ci sono tante famiglie che quelle 1.500 euro, quando soprattutto il loro reddito, non arrivano. Quindi puoi anche pagare una parte di casa. Però noi, ciò non di meno, abbiamo comunque pensato all'interno del disegno di legge ad aumentare un fondo che già esiste e che hanno tutti i comuni a disposizione, che è il fondo per l'abitazione. Ecco, quello no, non dico proprietà. La proprietà fa il reddito? No. Perché è un errore. È una misura che viene stata inserita in altre nazioni d'Europa, tipo in Germania, addirittura che devono avere la macchina, che è una cosa assurda, perché tu devi rendere il cittadino, come dicevo io, proattivo, cioè devi renderlo in grado di potersi cercare il lavoro, poter andare a lavorare. Quindi per noi. E no, questa cosa l'abbiamo inserita. In più, la maggior parte delle famiglie italiane hanno 1 o 2 case, perché l'italiano per i genitori, i nonni, è una cultura quella italiana, soprattutto nella stragrande maggioranza
l'abbiamo inserita, non l'abbiamo inserita chiaramente, però deve avere un reddito, reddito da lavoro o reddito da rendita, perché tu puoi anche avere 10 case. Sì, sì. Allora a quel punto si attiva un controllo per capire se tu mi dichiari di reddito zero 10 case, per quale motivo mi stai... Però se hai anche un costante, se hai 10 case e non hai una rendita. Cioè è anche strano, cioè, se hai due case e non hai la rendita, magari è un po' strano se ne hai 10. Poi inoltre, e finisco così lascio spazio a Giulio perché il tempo è lento, è poco, è una misura, una importante misura economica, per non solamente una misura, un ammortizzatore sociale, una misura collettiva, cioè quello che abbiamo detto finora, perché immette immediatamente nel mercato 15 miliardi e mezzo, anzi l'Istat adesso ci ha rifatto i conti, sono 14 miliardi e 9, 14 miliardi di euro più 2 per i servizi, fondo per l'abitazione con i 18, che vengono immediatamente, questo è matematico, messi in circolo, cioè spesi dalle persone. Non sono gli 80 euro. Non sono gli 80 euro, ma tra l'altro gli 80 euro l'Istat ha fatto, nel resoconto che ho fatto sul reddito, ha fatto vedere come gli 80 euro non hanno influito, hanno influito solamente il 6% sulla povertà in Italia. Quindi praticamente possono essere stati parzialmente fondi quando dei i singoli di Draghi per cittadinanza? No, partita di visi no. Allora, no, vi dicevo che è una manovra anche economica, perché vengono inseriti, vengono immesse all'interno del mercato dell'economia reale dei soldi, perché le famiglie che non ce li hanno li spendono immediatamente. Riparte l'economia. E fa ripartire soprattutto l'economia locale. È chiaro questo, che bisogna farlo insieme a delle misure come cambiare il tipo di formazione, fare una formazione coerente e tutto, investimenti che ci devono essere soprattutto sulle piccole e medie imprese, invece in questo momento il governo sta facendo una visione di altro tipo di investimenti, cioè quelli che dall'estero vengono qui, ma abbiamo visto che dall'estero vengono e se ne vanno via, vediamo il caso Shan, vediamo il caso Micron e tutti, e mentre il 94% delle nostre aziende sono piccole e medie imprese, non grandi industrie, e noi su quello dobbiamo puntare. Quindi questa è l'ottica che noi abbiamo. Considerate pure che immediatamente dal 4 al 22% ritorna subito sotto forma di IVA allo Stato, più tutte le tasse che i piccoli imprenditori, pensate al panettiere piuttosto che al negozio alimentare, piuttosto che iniziano a pagare perché hanno delle entrate. Quindi è una misura sulla quale noi ci stiamo battendo, finisco, sulla quale ci stiamo battendo, adesso si farà questo comitato ristretto. Speriamo di poter arrivare ad una misura unica che sia, abbia questi tre punti cardine, perché sono questi i punti cardine, quelli importanti, e basta. Adesso ci sarà lunedì un incontro voluto da Don Ciotti, sapete che Don Ciotti ha messo come si libera, ha messo come primo punto del manifesto contro le mafie proprio il reddito di cittadinanza. È stato scritto un documento, e questo documento è un documento che riprende tutti i punti del nostro disegno di legge. Lunedì alla Camera avremo questo incontro con vari gruppi parlamentari, con Don Ciotti, e vediamo che cosa hanno da dire loro, perché noi insomma siamo abbastanza certi su quello che vogliamo fare. Ora do, e mi scuso perché ho preso tanto tempo, la parola a Giulia, che vi racconterà un bel po' di cose su quello che riguarda non solo la sanità, ma tanto altro. So che sta facendo delle azioni importanti riguardo agli ospedali. L'ultima cosa vi dico, che rispetto all'interrogazione che ho fatto sul policlinico, in quanto di Catania, in quanto devo dire sollecitata anche da un fatto personale, perché e poi sono andata ad indagare, ho capito che cosa stava succedendo, pur non essendo proprio un mio ambito di competenza, in quanto abbiamo un plesso che dovrebbe essere dedicato, per cui sono stati spesi 10 milioni di euro, che dovrebbe essere dedicato al pronto soccorso e al Policlinico di Catania, e questo plesso è da anni chiuso. Io sono andata poi a parlare con Cantaro, spero che il direttore